Siamo? Vado? Siamo tutti? Allora, ragazzi, io comincio con tutta la pazienza. Allora, grazie. Grazie per l'attenzione, ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i vostri lettori, ascoltatori e telespettatori. Con oggi comincia un percorso che dal nostro punto di vista porterà la Lega a superare il 20% e a essere il primo movimento nel centrodestra che vincerà le elezioni e che avrà un candidato premier che per serietà abbia messo nel simbolo. Chi ci vota sa cosa sceglie. È una Lega che cresce e che unisce. Questa è la nostra scelta: offrire il buon governo, la concretezza, la serietà e l'esperienza amministrativa ventennale della Lega non più solo a una parte di paese ma a 60 milioni di italiani. Siamo al nostro massimo storico, pur con tutta la diffidenza che io nutra per i sondaggi, però non ci basta eleggere tanti parlamentari, vogliamo essere il punto di riferimento che governerà questo Paese per i prossimi 10 anni. Dietro al simbolo c'è un percorso culturale che abbiamo cominciato 3 anni fa, che è stato riconfermato dal Congresso di maggio, che è stato riconfermato dal Consiglio federale di oggi. La sostanza, e sono orgoglioso di presentarlo probabilmente come primi in Italia, è il programma di governo della Lega, che è questo, e che per correttezza presenteremo per la sottoscrizione agli alleati, ovviamente, che spiega qual è la riforma delle pensioni, qual è il salario minimo, qual è la politica per l'ambiente, che parla di rapporti con l'Islam, di permesso di soggiorno a punti, di un ruolo da protagonista dell'Italia e del governo Salvini nel contesto dell'Unione Europea. Quindi noi siamo pronti, sottoporremo agli alleati per la firma e la condivisione il nostro progetto di Italia, il nostro programma di governo. Ovviamente siamo ben disponibili a raccogliere suggerimenti, indicazioni, proposte aggiuntive. Con oggi si parte. Abbiamo chiuso e chiuderemo il 2017 col massimo storico di iscritti e sostenitori della Lega, non solo nelle regioni del nord, ma in tutta Italia. Avremo candidati e candidate della Lega in tutta Italia e anche all'estero. Ci sono 5 milioni di italiani residenti all'estero che avranno il nostro programma e il nostro simbolo a loro disposizione in tutti i paesi esteri dove risiedono. Un pensiero particolare, mentre qualcuno si occupa di ius soli per chi la cittadinanza non ha, lo rivolgo a quei 150.000 italiani con passaporto italiano che stanno cercando di sopravvivere in Venezuela a una forma di dittatura infame che fa mancare il minimo vitale dal punto di vista medico, sanitario e economico, a cui porremo particolare attenzione, perché sono 150.000 cittadini italiani dimenticati dal governo italiano in un paese lontano. Quindi questo è l'obiettivo. Una Lega che cresce, che offre la sua proposta in quella Bari dove più di 1.000 persone sono venute ad ascoltarmi lunedì, in quella Cagliari dove le persone erano 1.200, e quindi l'ambizione è di offrire quello che offriamo dal punto di vista del buon governo, dell'onestà e della concretezza in più di 1.000 comuni da parecchi anni, di offrirlo a 60 milioni di italiani. Non parlerò e non mi sto occupando di questioni più piccole e marginali come
quarte gambe, quinte gambe, seste gambe, perché noi pensiamo a una coalizione pulita, concreta, seria e coerente. Serietà e coerenza impediscono che chi ha governato male per anni con la sinistra possa pensare di governare con Salvini Premier, però ripeto, sono fatti talmente marginali che non comportano neanche particolari riflessioni. Noi siamo pronti, noi ci siamo, al programma abbiamo lavorato in silenzio e ci sono alcune proposte assolutamente innovative e rivoluzionarie di cui avremo modo di parlare nei prossimi giorni. Facciamo una campagna elettorale partendo senza una lira in tasca, questo molti lo danno per scontato, io lo ricordo, siamo l'unico movimento politico occidentale che ha avuto i conti bloccati e sequestrati e prosciugati senza nessuna sentenza di condanna in via definitiva. Vorrà dire che sarà ancora più bello arrivare alla Presidenza del Consiglio nonostante alcuni poteri forti non ci amino. E la riforma della giustizia, non solo penale ma civile e tributaria, per 60 milioni di cittadini italiani e per tutti quelli che vorrebbero fare impresa normalmente in Italia, sarà una delle parti fondanti del nostro progetto di governo del Paese. Questo è, ho letto nelle scorse settimane le più varie ed eventuali su simboli, nomi, cognomi, chi va, chi viene, penso che il marchio Lega sia riconosciuto e apprezzato da alcuni milioni di italiani e quindi con oggi si parte, con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione ma con un enorme entusiasmo e una presenza sul territorio. Noi chiudiamo quest'anno con più di 1500 sedi animate, pagate, gestite, aperte da volontari su tutto il territorio nazionale, che di questi tempi penso sia un unicum a livello continentale. Questo è il simbolo, pulito, chiaro, lineare, orgoglioso della nostra storia ma rivolto al futuro, e con questo chiediamo la fiducia di 60 milioni di italiani per fare al governo quello che altri non sono mai riusciti a fare. Se ci sono domande rispondo volentieri, altrimenti vi riauguro buon Natale. Fosse un Forza Italia, per esempio, prima forza, bisognerà trattare su quello. No, perché l'obiettivo è il centrodestra vincente, il centrodestra supererà il 40%. Il nostro obiettivo è che all'interno di questo centrodestra la guida della coalizione sia della forza più concreta e presente sul territorio, che è la Lega. La parola finale spetta agli elettori. Ovviamente però noi, per essere trasparenti fino in fondo, il nome del nostro candidato Premier lo mettiamo sul simbolo elettorale. Penso che un'operazione di trasparenza e di chiarezza simile ci vada riconosciuta. Contiamo che lo facciano anche altri. Sul programma ci sono alcuni temi non negoziabili. Il diritto alla pensione dopo 41 anni di contributi, quindi la cancellazione della legge Fornero, è uno di questi temi non negoziabili. La protezione dei confini è un altro dei temi non negoziabili. L'essere in Europa da protagonisti per difendere l'interesse nazionale delle famiglie e delle imprese italiane è un altro tema non negoziabile. Su tutto il resto siamo disponibili a migliorie, suggerimenti, correzioni. Vedo che la riforma fiscale, la rivoluzione fiscale di Trump e del Congresso americano, la più importante degli ultimi 30 anni, è sull'impronta di quello che noi proponiamo per il modello italiano. E quindi non vediamo l'ora che gli italiani possano votare, anche perché le vicende di questi giorni, lo stucchevole rimbalzo fra Boschi, Renzi, Padoan, Ghizzoni, Visco, Vegas, Gentiloni, è imbarazzante a livello internazionale. 60 milioni di italiani e milioni di imprese italiane stanno facendo una figura imbarazzante a livello internazionale per colpa delle beghe, delle mancanze, delle incapacità del Partito Democratico. Mi domando con quale faccia un Renzi o una Boschi
abbiano la spudoratezza di ripresentarsi per la riconferma della loro poltrona di fronte ai cittadini italiani. Però, problema loro, noi vinceremo per meriti nostri, non per problemi o demeriti altrui. Con la conferenza stampa di oggi, di fatto è vale come richiesta dell'incontro, dell'apertura del tavolo del centrodestra. Noi come Lega presentiamo un progetto d'Italia per i prossimi 10 anni, non per i prossimi 10 mesi, una candidatura alla premiership sostenuta da 3.000 amministratori locali che senza fare nomi a casaccio potrebbero fare i ministri meglio di molti ministri uscenti da domani mattina, e quindi è un'offerta all'intero centrodestra. Noi crediamo in questo centrodestra che guardi avanti e non che guardi indietro, che punti sul nuovo e non sui riciclati, e poi noi siamo pronti a confrontarci con tutti, forti delle nostre idee, delle nostre proposte, da domani mattina. Domani è il 22 dicembre, quindi immagino che ciascuno voglia riposarsi per qualche giorno a cavallo di Natale. No? Io, per intenderci su come faremo la campagna elettorale, ho già fissato il primo comizio del 2018 il pomeriggio del 1 gennaio, e quindi alle 17 del 1 gennaio a Bormio, in Valtellina, noi faremo il discorso del primo dell'anno, e quindi non avrete modo di annoiarmi seguendoci per i prossimi 70 giorni. E Salvini Premier significa alle spalle una squadra di 3.000 amministratori locali che hanno maturato da 10, 15, 20 anni delle competenze che permetterebbero a molti di loro e a molte di loro di fare i ministri molto meglio di quanto alcuni ministri uscenti non l'abbiano fatto negli scorsi anni. Per serietà non lancio nomi a casaccio, perché i nomi li faremo a tempo debito. Una scelta della Lega sarà ovviamente di candidare donne e uomini che sono cresciuti col movimento in tutti questi anni, ma di aprire le nostre liste e la possibilità di governare il Paese anche a qualcuno che non ha mai avuto la tessera della Lega in tasca. Alcuni nomi ce li abbiamo già in testa, però ogni cosa a suo tempo. Grazie a tutti, buon lavoro, buon Natale, buon anno. Questo è il programma. Dentro non ci sono dei fogli bianchi, c'è il programma. Non è il pacco di Natale, c'è scritta della roba dentro. No, questo non ve lo do. Grazie a tutti. Va tutto benissimo. Di candidature parleremo dal 6 gennaio in poi.